ascolto Dio il mio grido, sia attento alla mia preghiera. Dai confini della terra io ti invoco, mentre il mio cuore viene meno, guidami su per la possibile. Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Thank you.
O Padre che ci ha donato il Salvatore, lo Spirito Santo, per Cristo il nostro Signore. Nostra Signora di Gimilmanna, abbellisci la nostra Chiesa di modestia e di umiltà mediante la pratica della preghiera. Rendi splendida la tua abitazione con la luce della giustizia. Orna le sue pareti con le opere buone come in una pagina di oro puro. E al posto dei muri delle pietre preziose, colloca la fede e la soprannaturale magnanimità, ponendo sopra ogni cosa, in alto sul fastidio, la preghiera a decoro di tutto il complesso. Così prepari per il Signore una degna dimora, così lo accogli una splendida reggia. Per la tua preghiera egli ci concederà di trasformare le nostre anime in tempio della sua presenza. Amen. Come era nel principio, ora e sempre.
Qualche volta le campane mi disturba. Però sono sempre belle, perché sono la voce di Dio. Dicevo, spiego il motivo perché cominciamo da lui. Perché si inizia sempre dalla madre. E dicevo proprio che per la festa della Madonna, la prima domenica di settembre, mi pare, abbiamo già segnato, e si legge il Vangelo delle nozze di Cana. E nel cominciare questa missione, ecco, io porto alla Madonna l'acqua del mio amore, perché il nostro amore è come l'acqua, tante volte. Però con la grazia di Dio e soprattutto con l'intercessione di Maria, l'acqua si trasforma in vino, viene trasformata in vino. Quindi allora quello che io vi darò, ecco, nella diocesi come servizio, non è semplicemente la mia acqua, c'è anche la mia acqua. Ma soprattutto c'è il vino che Cristo ha preparato per noi, che poi è il suo sangue, in fondo. Ma questo miracolo, la nostra acqua, la nostra umanità, la nostra povertà, unita alla ricchezza della grazia di Cristo, certamente è quella bevanda che ci rende vivi, che ci dà la vita, è il sangue della vita. Come abbiamo detto poco fa anche nella lettura che abbiamo ascoltato. Quindi allora pensate, quello che il Vescovo vi dà non è roba sua, non è farina del suo sacco, come si dice. Quello che il Vescovo vi dà è ciò che il Signore gli dà da compiere. Lui mette la sua acqua, ma il Signore trasforma l'acqua che noi consegniamo nelle sue mani, ecco, la trasforma in vino. E questo è possibile grazie all'intercessione di Maria, l'intercessione della madre. Ma c'è un segreto perché questo avvenga. E sono le parole di Maria che ci dice: fate quello che vi dirà. Ecco, se noi riusciamo a fare quello che il Signore ci dice, bene, tutta la nostra acqua può essere trasformata nel vino della vita, nel nutrimento della vita. Tutto può essere trasformato. E qui mi pare che c'è un detto in questa chiesa, pare che il Signore qui abbia detto: qui governa mia madre. Ed è il crocifisso, ha parlato del crocifisso, e anche i crocifissi parlano, e il crocifisso ha detto: qui governa mia madre. Ecco, io penso che avere eletto Maria patrona della diocesi significa lasciare a lei un po' il governo della diocesi. E quando governa la madre, noi sappiamo che la madre governa con tenerezza, la madre governa col cuore. Spesso le madri sanno governare meglio dei padri, specialmente in certe cose. Certo, c'è bisogno anche del padre, l'autorità del padre, eccetera, però unito alla dolcezza, alla tenerezza della madre, penso che ci può essere un buon governo. E allora affidiamo a lei in questo ministero, affido a lei il mio servizio, perché si tratta di servire, e Maria ci insegna a governare servendo. Ecco il suo segreto. Si governa servendo, perché governare non significa fare la parola, governare significa servire. E questo è quello che ci insegna Maria. E allora ecco il motivo perché sono venuto qui, perché lei mi insegna a governare. Poiché il Signore qui mi ha affidato il governo, dico a lei: mi insegna a saper governare. Ecco, questa è la diocesi con lo spirito del servizio proprio di Maria. L'ancella del Signore, la serva del Signore. E con queste parole, ecco, io vi do la benedizione. La benedizione di Dio attraverso l'intercessione della madre. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Spirito, sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è del nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. E vi benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. Adesso più che salutata voglio dirle grazie con tutto il cuore e dal profondo del cuore. Lei ci ha appena spiegato la ragione della sua presenza qua e io pensavo lei mi verrà da me, ma la visita di oggi credo che sarà la più significativa e quella che resterà particolarmente nella storia della Chiesa di Cefalù e nella storia di questo santuario, poiché è la nostra storia di frati cappuccini. Detto perché lei l'ha fatto capire già nel primo messaggio alla diocesi, parlando della Madonna di Cefirmante, che la Madonna di Cefirmante è il cuore pulsante della Chiesa di Cefalù e di tutte le bambine. Per me, e non solo per me, credo per tutti, quello di oggi è un momento di particolare commozione, di intensità, perché Cefirmante è la nostra sostanza, la sostanza della nostra vita, di noi che siamo nati in questa terra, di grande tradizione cristiana, di profonda fede, di grande cultura cristiana e francescana. Le Madonie è terra francescana. Oggi purtroppo ci sono tante cose che riducono la nostra presenza, ma le Madonie sono una terra francescana e le Madonie sono una terra che vive imprescindibilmente, non può farne a me, con la Madonna di Cefalù, al Gran Signore, è la nostra Madonna. Grazie per questo segno e per tutto quello che lei farà. A Cefirmante c'è una comunità di frati cappuccini che lavora con tanti con passione e con amore. E io vi affido questa comunità che ha mostrato sempre di essere al servizio della Chiesa, al servizio della diocesi. E a lei come ministro provinciale, come rappresentante di una cinquantina di frati sparsi un po' in tutta la provincia, a lei che è pastore delle nostre anime, a lei che è membro del collegio episcopale, con le parole di San Francesco le prometto tutta l'obbedienza, perché Francesco ci ha detto che noi dobbiamo sempre essere sudditi e soggetti ai piedi della Santa Madre Chiesa. Grazie di cuore eccellenza, auguri di un fecondo apostolato. C'è scuola. C'è quella più grande che è qua. C'è solo più dietro. Cioè, mentre questi sono per lei da parte dei bambini. Ah, guarda. Ecco. Una foto con grazie, sono, diciamo, ho fatto una foto con i pezzi, sì, 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 la foto con i pezzi, con la comunità, perfetto. Ah, forse con bravo, questa è un altro.
Penalizziamo i bambini allora così. Giorgio! Thank you.